Salve amici e amiche mie, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un golosissimo piatto, il filoche napoletano. Voi forse mi direte, ma che cos'è il filoche napoletano? Ebbene, lo scopriremo insieme. Quindi attenzione, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo senza perdere tempo. Per preparare un ottimo filoche napoletano dobbiamo avere un'ottima mozzarella di bufala campana. Però ovviamente se voi non avete la mozzarella di bufala potete utilizzare quella che più vi piace. Ed ecco qui, non bisogna fare altro che prendere la mozzarella e magari del giorno prima, anzi forse anche due giorni, quindi dobbiamo fare in modo che la mozzarella sia più asciutta e andiamo a tagliarla. La possiamo tagliare a listarelle, a fette o a cubetti, come noi preferiamo. Io preferisco tagliarla a listarelle, quindi faccio così. Naturalmente la metteremo in un colino per far colare il liquido in eccesso. Benissimo, la mozzarella è stata tagliata e adesso la mettiamo da parte e la lasciamo sgocciolare. Nel frattempo dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo rompere delle uova e sbatterle, perché il filoche napoletano è composto da uova e mozzarella, niente di più, niente di meno. Questo è l'originale. Poi naturalmente ognuno può a casa sua arricchirlo come vuole, ma l'originale è così. E allora continuiamo la ricetta e cominciamo a rompere e a sbattere delle uova a piacere nostro, 2, 3, 4, dipende poi dalla quantità che vogliamo preparare. Adesso io vi racconto un po' di storia per quanto riguarda appunto il filoche napoletano. Come avete sentito, già la parola filoche viene dal francese, appunto filoche, che significa filante. Quindi che cosa è questo filoche? Un guscio di uova con della mozzarella filante all'interno. E questa è la particolarità di questo piatto. Naturalmente molto gustoso, saporito e anche nutriente e soprattutto economico. Allora, iniziamo. Io adesso sbatto tre uova, però voi, come ho detto prima, ne potete sbattere 3, 4, 5, insomma quante ne volete. Aggiungo alle uova un po' di sale, e un po' di pizzico di pepe. Naturalmente anche il pepe è facoltativo. Come dico sempre, se lo volete lo mettete, altrimenti non fa niente. Inizio a sbattere. Le uova devono essere a temperatura ambiente per avere un buon risultato. Questo piatto era il piatto preferito di Carlo V di Spagna. Venuto in visita alla Certosa di Padula, a Salerno, gli avevano appunto offerto questo buonissimo filoche e lui è rimasto estasiato. Quindi adesso le uova le abbiamo sbattute, passiamo direttamente ai fornelli e andiamo a cucinare questo delizioso piatto. In una padella che sto facendo già riscaldare metto un filo d'olio, non tanto, lo faccio riscaldare e aggiungo le uova. Ma voi direte, Zia Franca, ma questa è una frittata? E no, guai a chiamarla frittata. Il filoche napoletano non può essere chiamato frittata, perché la differenza tra la frittata e il filoche è quella che la frittata viene capovolta, quindi girata, mentre il filoche viene piegato su se stesso. Quindi questa è la differenza, ma guai a dire a Napoli il filoche è una frittata. No, 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 assolutamente no. Quindi andiamo per ordine. Scaldato l'olio, aggiungiamo le uova.
Un'altra raccomandazione è quella di tenere il fuoco basso, diciamo la fiamma bassa, altrimenti andiamo subito a bruciare il nostro filoche, non si dice frittata. Quindi con moderazione, con il fuoco dolce, andiamo a cuocerla. Come vedete, già iniziato a rapprendersi, però c'è ancora tanto uovo qua, no? Allora cosa facciamo? Piano piano cominciamo a smuoverla un po' lentamente, ok? La smuoviamo, facciamo in modo che l'uovo cominci a penetrare al di sotto della frittatina. Adesso diciamo frittatina in questo momento, dai. Sempre fiamma bassa, cominciamo a farlo scendere. Con un po' di pazienza otterremo una cosa meravigliosa. Vedete? Andiamo a portarlo sotto. Adesso io cosa faccio? Sempre con fuoco basso, copro un minutino, ok? Un minuto. Copro con il coperchio, faccio sì che diciamo il filoche si cominci a rapprendere anche in superficie. Il minuto è passato, come vedete le uova si sono rapprese anche in superficie. Beh, adesso inseriamo la mozzarella che è scolata bene, guardate, vedete? Ok, così deve essere. Quindi andiamo a fare così. Io la metto al centro. Ok. Fatto questo bel letto di mozzarella, adesso andiamo a chiudere il nostro filoche. Quindi io faccio così, vedete? Porto una parte sulla mozzarella, abbasso sempre il gas. Dopodiché andiamo a richiudere il filoche, ecco qua, vedete com'è bella. Io adesso, per accelerare diciamo la fusione della mozzarella, copro un attimo con il coperchio e gli do del calore, così, in modo che la mozzarella comincia a sciogliersi e ad avere l'effetto che noi desideriamo per questo piatto. Attendiamo qualche minuto. Amici carissimi, il filoche napoletano è pronto per essere gustato. È una vera delizia, un profumo meraviglioso. Un'ultima curiosità su questa pietanza. Praticamente questa era la Marraine Rifragature, cioè tradotto in italiano, la colazione o diciamo il pranzo dei muratori. Quindi le loro mogli, con tanta pazienza, la mattina si svegliavano presto per preparare questa deliziosa pietanza, la mettevano dentro a un filoncino di pane chiamato cuzzutiello. Questo pane si impregnava del profumo e si ammorbidiva, e i loro mariti si consolavano mangiando questa specialità. Detto questo, io vi saluto, vi aspetto alla prossima ricetta e spero che sia stata di vostro gradimento, anche perché è molto semplice e facile da preparare. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.